Dunque, nella serie di esercizi che abbiamo iniziato a fare, no, sulle simulazioni, purtroppo una variabile, un tipo di dato che finora abbiamo sempre cercato di ignorare perché faceva male, è il tempo. Ovviamente quando cominciamo a simulare serie di eventi, avere la possibilità di maneggiare dati di tipo data e ora, quindi dati di tipo temporale, diventa importante. Allora, finora abbiamo fatto finta di niente, vi abbiamo detto, vabbè, fai finta che il tempo sia un intero, no? Ma non lo è. Allora, purtroppo per decenni il modo che ha usato Java per gestire il tempo ha fatto decisamente schifo, no? E noi purtroppo subiamo ancora adesso questo, no? Quindi faccio una parentesi, no? Per andare un po' a riprendere quali sono i plurale diversi modi di gestire il tempo in un programma Java, per poi dotarci degli strumenti per poterlo fare in modo decente, no? In modo un po', usando le librerie che per fortuna hanno sistemato, ma hanno sistemato solamente in Java 8. Quindi tenete conto che da Java 1 a Java 7 compreso, la gestione del tempo era abbastanza penosa, e cercherò di farvi capire perché e come. Purtroppo non posso solo insegnarvi, guarda, in Java 8 i dati funzionano così, perché è pieno di tonnellate di librerie, tra cui le librerie JDBC, che dentro usano, come interfaccia, usano ancora tipi di dato vecchi che ormai in Java 8 sarebbero stati superati. Quindi dobbiamo purtroppo avere un minimo di dimestichezza con i tipi di dato vecchi e quelli nuovi contemporaneamente. Quindi facciamo questa passeggiata insieme. Allora, perché tutto questo problema? Ma perché il tempo, così come lo usiamo noi, è complicatissimo. Se ci pensate, noi abbiamo concetti come anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, che sono tutti multipli diversi. Vabbè. Ma poi sono multipli irregolari, nel senso che in quante settimane ci sono in un mese non esiste la risposta. C'è un numero di settimane medio, ma insomma, quanti giorni ci sono in un mese non esiste la risposta. Quante settimane ci sono in un anno, anche. Quanti giorni ci sono in un anno, non esiste la risposta. O meglio, non è costante. E quindi c'è tutta una serie di metodi di conteggio complicati. Ma non basta. Poi ci sono gli anni bisestili, poi ci sono i secondi, anche detti leap second, sapete che ogni tanto viene infilato un secondo, non ce ne siamo mai accorti, così come ogni 4 anni viene aggiunto un giorno al calendario per mantenere in sincrono il calendario civile con quello dei pianeti, con il movimento dei pianeti, per lo stesso motivo, per aggiustamenti più fini, di tanto in tanto viene aggiunto un secondo sullo scoccare della mezzanotte di un determinato giorno. Quindi ogni tanto c'è un minuto che anziché durare 60 secondi dura 61 secondi. E però è così. Se non ne teniamo conto, se noi facciamo dei calcoli sui tempi, su altri tempi molto lunghi, ci sballa anche di qualche giornata. E poi c'è il problema dei fusi orari. Fusi orari che tra l'altro non sono costanti, perché ci sono di mezzo quelle stupidaggini come l'ora legale, che va e viene. Ci sono fusi orari di mezz'ora anche, no? Non necessariamente sono ore intere. Cioè, tutte le complicazioni che ci potevamo immaginare o inventare sul calcolo del tempo le usiamo. Okay? Senza parlare del fatto che una cosa semplice come una data, a seconda della nazione in cui sei, la scrivi in modo diverso. Con le sbarre, col puntino, col trattino, mettendo prima il mese, poi il giorno, prima il giorno, poi il mese, prima l'anno, poi il mese, poi il giorno. Veramente, c'è di tutto. Allora, cosa succede? Succede che tradizionalmente le librerie disponibili cadevano in due tipologie: o complicatissime, cioè la libreria specializzata per fare i calcoli astronomici, però dovevi, cioè, prenderti una laurea solo per riuscire a capire come funzionava, oppure le librerie ipersemplificate, che erano vicine al modo in cui al calcolatore piace misurare il tempo, cioè un numero intero crescente.
Quindi librerie o troppo semplici o troppo complicate. Java ha preso la strada del troppo semplice camuffato da complicato. Io qua non voglio perdere tempo, ma se volete spendere 10 minuti a piangere, guardate questo link dove c'è una serie, in questo caso sono 34, ma poi ci sono a questo link, se cliccate poi qua ve ne fa vedere altri, cose che sembrano ovvie ma sono false, no? Ad esempio, ci sono sempre 24 ore al giorno, i mesi hanno 30-31 giorni, beh, questo sappiamo, ci sono anche i 28, gli anni hanno 365 giorni, ma poi ci sono cose più curiose. Tutti questi di fatto sono legati a errori di programmazione, no? Dati da semplificazioni, cioè, insomma, la settimana inizia di lunedì, non è vero, in alcuni stati, in alcune culture inizia la domenica la settimana, no? E noi abbiamo una nozione, se vogliamo, del tempo che è intuitiva, l'abbiamo, ci viviamo, ma non pensiamo mai ai casi particolari, ai casi strani. Se noi dobbiamo programmare, soprattutto se dobbiamo usare una libreria che tenga conto di tutto questo, purtroppo i casi strani ci sono. Allora, la soluzione qual è? È non cercare di inventarci nulla noi, è cercare di usare una libreria che sia fatta bene e che ci serve. Perché altrimenti, cioè, se io vedo uno che prende il giorno di oggi e cerca di calcolare il giorno di domani, oggi che data è? 20, quanto è? 23 di maggio. Che giorno è domani? Non è una domanda banale. Perché tu dici, vabbè, da 23 sommo 1 fa 24, sommo 1 al giorno. E poi c'è subito l'if, ma se per caso fosse il 31, allora diventa il primo del mese dopo. E se il mese fosse dicembre, allora diventa il primo dell'anno dopo. E se per caso fosse bisestile, c'è una serie di casi particolari. Allora, vi garantisco che se voi provate in qualunque programma a mano a fare dei conti con le date intese come anno e poi il mese, poi il giorno, sbagliate. Ci perdete un'ora e sicuramente qualche bacco riuscite a metterlo, perché è complicato. Okay? Quindi non fatelo, non facciamolo, non facciamolo mai. Okay? A volte vedo gente in laboratorio, caravana, cercando di dire che due date sono più distanti o no di una settimana, cose di questo genere, no? Impariamoci, spendiamo un po' di tempo a impararci le librerie e non andiamo a buttarci in quel posto senza fine che è l'elaborazione a mano delle date. Ok, allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che ci sono due modi diversi di vedere il tempo. Uno è il tempo macchina, che è facile. Tutti i computer misurano il tempo in un criterio molto semplice. Fissano un punto fisso nel tempo e contano il numero di secondi o millisecondi, nanosecondi a partire da quell'istante. Fine. Cioè, per una macchina il tempo è lineare, è un numero intero. In particolare, la maggior parte dei sistemi, questo arriva da essenzialmente dalla convenzione di Unix, calcolano il numero di millisecondi a partire dal 1 gennaio 1970. Punto. Che ora è adesso, e sarà un numero di qualche milione di millisecondi che sono passati tra il 1 gennaio 1970 e oggi. Poi non basta dire 1 gennaio 1970, bisogna dire 1 gennaio 1970 alle ore 00:00 nel meridiano di Greenwich, senza ora legale. Allora, quello è un riferimento certo. Da quel riferimento certo, dovunque sia sul pianeta, quell'istante lì, diciamo che c'è stato un flash in tutto il mondo, quello dell'istante zero viene chiamato epoca, e da lì in avanti si calcola il tempo in numeri. Allora, internamente il calcolatore fa i calcoli con questi numeri interi. Siamo noi umani che siamo complicati, no? E vogliamo vedere il tempo passare sotto forma di giorni, mesi, anni, giorno della settimana, ora, minuti, secondi, eccetera, eccetera. E qua solamente parlando del calendario gregoriano, no? Che è in uso essenzialmente nelle nazioni occidentali, ma già il calendario cinese è diverso, ha già dei concetti diversi, no? Quindi, spostandoci su culture diverse, il modo di vedere il tempo è diverso. Okay?
E quindi la complicazione viene ovviamente dalla gestione umana del tempo. Non solo, quando noi parliamo di tempo, o di data, è già ambigua come definizione. Cioè io cosa potrei voler rappresentare? Io potrei voler rappresentare, che è la cosa più semplice, istanti di tempo. Cioè, adesso, ci vediamo giovedì 17, è ben definito un istante di tempo preciso, irripetibile, non si ripeterà mai più, è quello, ok? Se ho definito bene il fuso orario, eccetera, eccetera. Oppure posso semplicemente definire una data. 14, cos'è, ottobre 1491, scoperta dell'America. Non sappiamo l'ora, non ci interessa. Vogliamo rappresentare la data senza l'ora. Ok? Senza l'ora non vuol dire che l'ora non è 0:00, vuol dire che l'ora non c'è, vogliamo solo rappresentare la data. Se io compro un calendario, lo appendo lì, lì ci sono le date, non ci sono le ore. Fine. Ok? Quindi ha senso, vogliamo poter rappresentare una data senza minuti. E distinguere la data senza minuti dalla data con i minuti 0:00. Sono due cose diverse. O viceversa potrei dire voler rappresentare gli orari, le ore, no? Senza la data corrispondente. L'orario di un negozio è dalle 9 alle 17. Sono ore, ma non hanno un giorno associato. Quindi sono pezzi diversi, quindi a noi interessa non solo avere un istante di tempo, ma anche di poter descrivere, in questo caso sono degli... Il giorno senza l'ora è un intervallo di tempo in qualche modo, no? Che va dall'inizio alla fine di quella giornata, ma non mi interessa specificare all'interno. Un'ora senza giorno è qualcosa di ricorrente. Oppure date che si ripetono ogni anno, no? Il compleanno, l'anniversario di matrimonio, Natale. Natale è il 25 dicembre, punto, di ogni anno. Ma anche se non diciamo di ogni anno, ci basta dire giorno al mese per aver identificato una data che si ripete nel tempo con periodicità annuale. Oppure, vabbè, intervalli di tempo. Qui sono alcuni esempi, una settimana, 7 giorni, 30 giorni, 30 giorni lavorativi. Data, fattura, fine mese. Quanti giorni sono? È da oggi alla fine del mese dopo. È un intervallo ben definito, ma espresso in termini di unità di tempo, che sono mesi, secondi, eccetera. Poi ci sono queste qua complicate, appunto, la fine del prossimo mese. Nel momento in cui lo dico è un intervallo di tempo ben definito. Mentre questi sono 7 giorni calcolati da oggi a 7. Indipendentemente che sia lunedì, martedì, mercoledì, se dico la fine della prossima settimana, il numero dei giorni è variabile, perché dipende in che giorno sono io adesso in cui lo sto dicendo. Sono tutte espressioni che ci servono, che usiamo e che andrebbero rappresentate. Fanno parte di come il tempo viene visto dagli umani, non da come il tempo viene visto dalle macchine. Ecco, e poi cosa vogliamo fare a livello di programmazione con variabili di tipo tempo? Beh, essenzialmente le due operazioni più semplici, anche in realtà troppo sopravvalutate, sono data una stringa, costruire una data, e data una data, costruire una stringa. No? Chiamiamo formattazione la conversione di un oggetto temporale in una stringa, e il parsing, di solito i metodi si chiamano parse, l'operazione inversa, che data una stringa ti restituisce l'oggetto temporale. Ovviamente la formattazione serve per stampare, se no non vedi niente. E il parsing a volte serve per acquisire questi dati. Ecco, di nuovo, fate attenzione a che queste due funzionalità non siano delle trappole. Ho visto persone che per manipolare una data, cosa facevano? La prendevano, la convertivano in stringa, poi spezzavano la stringa, poi andavano a modificare i pezzi della stringa, ripetevano insieme la stringa e poi facevano il parse alla fine, sperando di avere qualcosa di decente. Ecco, anche qua è una strada che non volete prendere, ve lo assicuro. Quindi usatelo quando serve, ma essenzialmente la formattazione per stampare, il parsing quasi mai, se possiamo evitarlo. Se possiamo evitarlo, poi impareremo a evitarlo, ovviamente, no? Vi racconto quali sono i modi per farlo.
Invece più utile è costruire una data conoscendo le sue componenti. Cioè, se so che oggi è il 23 maggio 2016, okay, ha più senso trovare un metodo, una funzione per costruire una data dicendo che è 2016 maggio 23, piuttosto che non prendere 2016 maggio 23, mettere una stringa e poi cercare di fare il parse di questa stringa. No? Quindi dobbiamo più concentrarci sui metodi per costruire oggetti date piuttosto che non per parsificare a partire da stringhe. Cioè, proprio l'ultima, deve essere l'ultima spiaggia a leggere dalla stringa, perché poi gli basta uno spazio in più, una interpretazione se avete il locale inglese oppure quello italiano vi cambia l'interpretazione, vi scambia, no, giorno con mese, quindi leggete la cosa sbagliata. Vabbè, poi c'è l'operazione più semplice, che è data una data, chiedersi che anno è, che giorno è, cioè estrarre che mese è, i singoli componenti. Oppure c'è tutto il mondo dell'aritmetica delle date. Cosa posso fare con le date? Beh, data una data, posso andare avanti o indietro nel tempo di una determinata quantità, oppure ho due date, le posso confrontare, le posso calcolare a distanza e così via. Queste sono tutte le operazioni che vorremmo fare. Okay? Se noi lavorassimo con una macchina, sarebbe, nel senso che usassimo il tempo macchina, sarebbero tutte banali. Il tempo per noi sarebbe un int, non ci sarebbero componenti giorno, mese, anno, ma sarebbe un numero unico progressivo e sarebbe tutto a posto. Invece no. Allora, ovviamente in Java, quando hanno inventato Java, dalla versione 1, proprio dall'inizio, hanno proposto una classe standard java.util.date, che probabilmente avete usato. Si sono accorti subito che faceva schifo, nel senso che aveva troppe poche funzionalità e troppi bachi, proprio per come era stata definita questa classe. Adesso la vediamo. E quindi hanno cercato di deprecare quasi tutto. Cioè, vedete che è nata, è stata proposta nella JDK 1.0 e alla versione 1.1 la maggior parte dei metodi erano già deprecati, cioè vuol dire non usateli. Okay, quindi ha avuto una vita, uno dice, ma ha avuto una vita breve. E purtroppo sì, però ancora oggi esiste. Esiste in alcuni passaggi, è indispensabile, nel senso che serve. E quindi è un tentativo sbagliato che purtroppo ci trasciniamo ancora oggi. E cosa hanno fatto dalla 1.1? Beh, i signori della Sun Microsystems, che stavano sviluppando Java a quell'epoca, sono stati contattati da IBM, che aveva una sua implementazione, indipendente, ha visto che già Date faceva schifo, si sono implementati una loro cosa, che hanno chiamato Calendar. Quindi dalla JDK 1.1 in avanti, dentro la libreria standard di Java, oltre a Date, che è deprecata ma continua a esserci, c'è anche Calendar, java.util.calendar, che fa anche lei schifo, un po' meno, no? Nel senso che ha più funzionalità sicuramente, perché su Date in realtà non si poteva fare nulla. È abbastanza complicata, perché se qualcuno di voi ha già provato ad averne bisogno, cercate su internet come si fanno certe operazioni, uno magari le fa facendo copia e incolla, ma è difficile capire cosa sta facendo, no? Ma poi, vabbè, uno può dire, beh, è complicata, però la impariamo. Il problema è che poi non faceva tutto, e quindi per alcune operazioni devo comunque usare Date, e poi, diciamo, ha ancora non li chiamano bug, li chiamano comportamenti non attesi, cioè cose che non ti aspetteresti. Invece, da Java 8 in avanti, abbiamo un package completamente nuovo, non è più dentro java.util, si chiama java.time, in cui c'è un insieme di classi fatte bene. Per cui direi, tuffiamoci su queste il più possibile, cerchiamo di capire cosa avevano data, date e calendar che non andava, capire quel minimo per cui ci servono ancora, e poi tuffiamoci sui tipi di java.time. Questo java.time è una libreria fatta bene, pulita, è un po' strana da usare, proprio come scrittura di codice, come nome dei metodi, perché le date, lo scopriremo, sono tutti tipi immutabili, per cui ad esempio non c'è un metodo set, quindi non puoi, per cambiarle bisogna costruire oggetti nuovi, ma lo vediamo.
E quindi il modo per costruire date è un po' strano. Non a caso il package java.time, che c'è nella versione ufficiale di Java, è stato copiato, adattato da una libreria open source che c'era già, si chiamava YodaTime. Yoda come l'anetto di Star Wars, che parlava al contrario, no? Che metteva... E anche qua scriveremo al contrario, quando scriveremo quella libreria la data fa sempre il fondo anziché all'inizio. Quindi è un po' sincopato, diciamo così, come modo di scrivere codice, ma non ci spaventa. Allora, andiamo a vedere un tuffo nelle schifezze. Allora, java.util.date non è altro che una classe che contiene dentro un long, un intero. Boom. No? Questo intero che cosa rappresenta? Rappresenta il tempo macchina. E il tempo macchina è definito come numero di millisecondi dall'epoca, il numero di millisecondi dal 1 gennaio 1970. Quindi già la prima cosa, se quel long rappresenta il numero di millisecondi, l'oggetto date non rappresenta una data, rappresenta una data e un'ora. No, perché se lo incremento di uno quel numero, sono andato di un millisecondo avanti, non di un giorno avanti. Quindi già il nome è sbagliato. Non dovrebbe essere date, ma dovrebbe essere date time, o istante, o chiamatelo come volete, ma non date. Poi, numero di millisecondi dal 1 gennaio, in che fuso orario? Non c'è. Non è. Se è solo un numero, non ha fuso orario, è un numero e basta. Quindi l'oggetto date lavora, vive nel fuso orario centrale. UTC è Universal Coordinated Time, UCT forse si chiama. Cioè Greenwich essenzialmente. Quindi se uno vuole fare i conti nel fuso orario, nel proprio fuso orario locale, deve farseli a mano, ma l'oggetto date non lo sa, non conosce il fuso orario, servono altri oggetti. Poi dico, non è proprio esattamente nel tempo di Greenwich, perché ad esempio i secondi spuri non li considera. Cosa succede? Che dall'1.1 in avanti la maggior parte dei metodi che erano stati definiti per date sono stati deprecati. Adesso vediamo quali metodi sono rimasti non deprecati, e la prassi è che per tutte le operazioni che non sono supportate dai metodi attualmente ancora validi di date bisogna usare la classe calendar oppure la classe data formatter, che andiamo a vedere. Allora, cosa è rimasto vivo di date? Sono rimasti due costruttori: new date senza parametri crea un oggetto date impostato all'istante di tempo corrente, adesso. Oppure new date e gli passo un valore intero, un long, crea un nuovo oggetto date inizializzandolo con il valore in millisecondi di adesso. Scusa, di passato come parametro. Ok? Quindi se ho già il numero di millisecondi espresso come intero, lo posso esprimere, lo posso creare un nuovo oggetto date che si è inizializzato con quel valore. Il primo è più utile del secondo perché mi permette di sapere la data attuale. Interroga la macchina per sapere che giorno è, ora, minuto, secondi, anzi che intero è, che millisecondi. Boh, non c'è un costruttore che permette di costruirlo conoscendo data, mese, giorno. Questo long date, se voglio costruire una data impostata, che ne so, al 1 gennaio 2017, perché voglio festeggiare, dovrei sapere quanti millisecondi saranno passati dal 1 gennaio 1970 al 1 gennaio 2017, tenendo conto di quanti anni di bisestili sono stati in mezzo e quanti secondi aggiuntivi ci sono stati. Come lo scrivo col codice? Non me lo fa fare questo oggetto. Poi altri metodi. Due sono comparatori e sono facili, nel senso che immaginate che date dentro a un intero, quindi metodo after, metodo before, mi dice se una determinata data è prima o dopo un'altra data. GetTime mi restituisce il numero intero, è già bello, che è un oggetto date che lo inizializzo con un long, un oggetto date, per avere il valore di questo long il metodo non è getDate, ma è getTime e setTime, sono i due getter setter del valore in millisecondi.
Quindi l'oggetto si chiama date, ma i metodi per accedere al valore memorizzato dentro si chiamano get e set time. La confusione che non vi dico. In realtà get time non ti dà il tempo, ti dà, nel senso le ore, ti dà la data e l'ora tutto insieme. Ti dà un long e basta. Poi c'è il toString, ovviamente, che te lo stampa in un formato fisso. Formato fisso che di solito è questo, simile a questo, con stampata una sigla che identifica il fuso orario. Stavo per dire locale, ma non è detto, dipende da che cosa è impostato come macchina virtuale Java, che cosa sta facendo. E basta. Questi sono. Quindi che cosa posso fare? Di utile niente, perché get time e set time in realtà ce l'avevo già io il time qua sotto. ToString me la stampa, però se voglio creare una data dal nulla non ho il metodo per farlo, se voglio sommare, sottrarre da una data dei giorni non lo posso fare. Sì, per carità, posso farmi dare il get time, sommo dunque domani quanto sarà? Saranno 23.500 per 1000 millisecondi? Quant'è il numero? Però faccio i calcoli così, impazzisco. Però questo è ciò che è rimasto, poca roba. In realtà per poter leggere e stampare le date, innanzitutto per leggere, perché la stringa, qua non lo possiamo fare, ma anche per stamparle in formati diversi da quello che mi dà il toString, è nata una classe, dateFormat, che è dentro java.text, tanto per complicarci la vita, non dentro java.util, e dateFormat è una definizione, una classe astratta di cui c'è una sottoclasse che di solito si usa, simpleDateFormat, permette di specificare in che formato vogliamo stampare una data oppure in che formato ci aspettiamo di doverla leggere dall'utente o dalla tastiera o da un file. Ci sono alcuni formati predefiniti come completa, lunga, media e breve, oppure posso definire un formato mio con un linguaggetto di formattazione. L'oggetto formatter è un pochino più furbo, nel senso che capisce se io voglio solamente, se mi interessa la componente data o la componente tempo, ora, oppure entrambe le componenti. Vedete che infatti sono tre tipi di formatter che possiamo costruire. Ma quindi l'oggetto dateFormat, java.text dateFormat, è un oggetto che serve per convertire in entrambi i versi da stringa a oggetto date, ammesso che vogliamo fare un oggetto date. Quando io creo l'oggetto dateFormat, imposto il formato in cui voglio leggere o scrivere la data e poi semplicemente gli passo, se ho una data di dateFormatter.format di data mi dà una stringa, la data stringa, se invece ho una stringa s, dateFormatter.parse di s mi dà un oggetto data, se non mi dà un'eccezione ovviamente, perché non è detto che una qualunque stringa sia una data valida. Qui sono le due operazioni di base. Il toString conviene non usarlo, se non proprio solo per stampare debug, ma almeno col formatter abbiamo il controllo su come viene stampato. Qui ci sono alcuni esempi. Prendiamo una data new date, quindi questo codice qua è stato eseguito in un certo giorno, più o meno l'anno scorso, quest'epoca, 21 maggio 2015. Questa è la data che viene stampata dal metodo toString. Chest credo che stia per un fuso orario che dovrebbe corrispondere a Central Europe Standard Time. Dopodiché, questo è il toString. Se io invece voglio stampare in modo diverso, devo crearmi un oggetto, qui vedete format, di tipo dateFormat, in questo caso formattazione di data. Quindi l'oggetto format è un formattatore, un formatter, di tipo data, quindi un date formatter. E quindi posso prendere questo formattatore punto format, today è l'oggetto date che ho creato prima, e lo stampo. Quindi il pattern è, mi creo un date format
prendendolo da dei form punto get date o get time o get date time, secondo di cosa voglio stampare o leggere, e poi con questo oggetto formattatore uso il metodo format sulla data corrente e mi dà questo formato, che è il formato di default. Se io voglio cambiare questo formato, nel momento in cui creo il formattatore, quindi getDateInstance, anziché chiamare questo metodo di factory, non è un costruttore, è una factory, no? Ormai siamo abituati, alla factory posso passare una costante dateFormat.full.long.medium.short, e a questo punto, quando chiamerò il metodo format, lei mi darà stringhe di tipo diverso, semplicemente. Quindi questo è il modo di lavorare se vogliamo stampare una stringa. Alla fine è questa riga qua. Io nella seconda riga, in questo secondo esempio, ho separato in due righe diverse, creo il formattatore e poi lo chiamo. Nelle altre ho fatto tutto su una riga sola, che è quello che si fa normalmente. Quindi a seconda del formato che volete, ecco, questo se l'ha stampato in italiano, perché l'avevo eseguito sul mio PC. Ma se lo stesso codice Java venisse eseguito su un computer diverso, che è impostato in una nazionalità diversa, stamperebbe ovviamente non maggio in italiano, ma una cosa corrispondente. Qui ho fatto alcuni esempi, tra l'altro si può anche forzare volendo, ne possiamo dare come secondo parametro al formatter, quando lo costruiamo, un locale, quindi l'identificativo di un luogo, che si porta, un locale si porta dietro le convenzioni nazionali, se metto la virgola o il punto per separare i decimali, eccetera, eccetera, e questi sono alcuni modi diversi di stampare la stessa data, l'oggetto today è sempre lo stesso. L'ho formattato con formattatori diversi, inizializzati in modo diverso. E qui vediamo giorno, mese, anno, giorno, mese, anno, mese, giorno, anno, anno, mese, giorno, anno, mese, giorno, anno, presumo sia il mese, giorno. E quindi anche l'ordine con cui compaiono i vari numeri è diverso. Qui ho usato il full, se avessi usato lo short avrei avuto ancora più confusione, perché avrei avuto solo numeri, non il mese in parole, ma scritti in modo diverso, in ordine diverso. Se non mi bastasse, ma qua non mi soffermo, se volete, ci sono un paio di slide che mi guardano con più calma, perché noi vogliamo allontanarci da questo mondo, se non vi bastassero i quattro formati predefiniti, long, full, medium e short, potete definirvene dei vostri, con un pattern. Ad esempio, voglio scrivere la data in formato anno, mese, giorno, in quest'ordine, con i trattini, anziché prendere dalla factory un date formatter esistente, me ne creo uno io, creo un'istanza di simple date format a cui passo il pattern che lui deve usare per stampare e per leggere. E a seconda del pattern che gli passo, lui lavorerà sulle date o sull'ora. E quindi c'è una serie di codici di caratteri diversi che vanno a identificare o estrarre le singole componenti di una data. Se uno vuole impararsi la memoria, questa c'è la tabellina, no? Che indica tutte le componenti possibili che possono essere presenti in una data, quindi anno, mese, giorno, ora, ora misurata da 0,23 a 1,24, ora AM, PM separato, i minuti, i secondi, insomma, c'è tutto. Quindi se uno ha un'esigenza particolare si crea un formattatore che lavori con stringhe esattamente come gli servono, come vuole. Qui ci sono alcuni esempi della stessa data, in questo caso dal 4 luglio 2001, stampata con formatter diversi, con pattern diversi, per dire che lo stesso oggetto date può saltare fuori in modo completamente diverso. Tenete presente che il formato che c'è qua in fondo, in realtà il penultimo sarebbe, non questo qui, è un formato standard ISO. C'è una norma ISO che dice: guardate che le date vanno scritte così. E vi consiglio, quando possibile, di usarlo sempre. Lo standard ISO per le date è anno per esteso, senza abbreviazioni, non 16 ma 2016.
trattino mese, trattino giorno. Poi se serve anche il tempo, metti una lettera T, ora, due punti minuti, due punti secondi, punto, frazione di secondo. Se serve un fuso orario, con più o meno, 0700 sono 7 ore in meno rispetto al Greenwich. Questo è il formato più semplice, lasciamo perdere i fusi orari, magari anche ore, minuti, secondi, ma sulle date, immaginate anche solo quando salvate un file, se mettete dentro il nome del file la data, se lo mettete in questo ordine, quello che succede è che i file vengono ordinati automaticamente per data, perché l'ordine alfabetico coincide con l'ordine di data, scritto così. Se invece lo scrivete all'italiana, giorno, mese, anno, se mettete in ordine alfabetico, sono tutti mescolati, no? Quindi, questo è, ogni volta che dovete serializzare o leggere o scrivere una data, cercate sempre quando possibile di usare lo standard. Se proprio dovete usare una stringa, cercate di usare lo standard ISO, tranne quando quella stringa sia una stringa di cortesia che deve essere letta da una persona che magari avrebbe difficoltà a decodificare questo formato. Vabbè, il parsing funziona al contrario, nel senso che avete sempre un oggetto date format, anziché chiamarlo il metodo format, chiamate il metodo parse che riceve una stringa e restituisce un date. Quindi questo è l'unico modo per creare un oggetto date se io conosco l'anno, il mese e giorno. Un po' stupido, eh? Conosco l'anno, il mese e giorno, però per creare un oggetto date che punti a quel giorno devo creare una stringa in cui metto dentro anno, barra mese, barra giorno, un formatter che sia in grado di leggere quella stringa e poi da lì esco una guardata. Ovviamente questo parse lo mettete sempre dentro un try catch perché può generare una pass exception, perché se poi la stringa che gli ho passato non corrisponde al pattern con cui lui cerca di riconoscerlo, ovviamente è già un'eccezione. Ok. Per tutto il resto devo usare calendar, o dovevo usare calendar prima di Java 8. Cos'è la classe calendar? Allora, calendar è all'estremo opposto. Quando hanno pensato calendar hanno detto: ah, ma guarda che ci sono tanti sistemi di calendario in vigore al mondo e quindi creiamo un oggetto che sia in grado di adattarsi a qualunque sistema di calendario. Quindi calendar non definisce come predefinito nulla, neppure il fatto che esista un concetto che si chiama mese o giorno. È personalizzabile. Quindi l'oggetto calendar è una classe astratta che dice la data è fatta di tanti pezzi, ma non ti dico quali sono questi pezzi, e ti dà dei meccanismi per fare il set e il get dei singoli pezzi, oppure incrementare e decrementare i singoli pezzi. Poi c'è una sottoclasse che si chiama Gregorian Calendar, calendario gregoriano, che è quello che usiamo noi, in cui questi che ho chiamato prima pezzi, le componenti, si chiamano anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi. Quindi è sempre complicato anche solo leggere la documentazione di calendar, perché parla in generale, in astratto. Io, per carità, ho tutto rispetto per chi usa calendari diversi, purché non mi mettono i bastoni tra le ruote quando io cerco di usare il mio, ecco, non mi rendono le cose più complicate del necessario. In ogni caso, in pancia, dentro calendar, indovinate cosa c'è? Un bel long, un bel intero. Definito meglio, per carità, qui dice esplicitamente ordine di secondi, fuso orario, calendario gregoriano, che è un modo di... quindi è identificato meglio qual è l'istante di partenza. Ma alla fine è un grosso sovrastruttura sopra il solito tempo macchina, il solito numero di millisecondi. Quindi in realtà sia date che calendar dentro memorizzano sempre un intero. Hanno però un insieme di metodi molto diverso. Quindi questi due si possono parlare facilmente. Ad esempio è possibile in un oggetto tipo calendar impostare questo numero intero al valore che vogliamo noi prendendo un oggetto date. A me fa vedere una nausea. Calendar.setTime di un oggetto date, perché o è setDate oppure è setTime di un oggetto time, però purtroppo è così, per questo crea tantissima confusione. Ovviamente vuol dire che io ho un oggetto date che contiene un long
e setTime prende quel long lì e lo mette dentro l'oggetto calendar. Ma in realtà l'oggetto calendar, dicevo, è cosciente del fatto che esistono dei calendari umani e quindi è un metodo set più granulare, imposta un certo campo, un certo valore. Quindi imposta l'anno a 2016, imposta il mese a 5, imposta il giorno a 23 e così via. Quali siano questi campi? Ci sono le famiglie di costanti che dipendono ovviamente dal calendario che usiamo. Quindi nel nostro caso sono year, month, day, month ad esempio e così via. Il campo che ci devo mettere qua. In realtà ci sono dei metodi, diciamo, di convenienza. Se voglio impostare che valgono solo ad esempio per il calendario gregoriano, se voglio impostarne un botto solo, anno, mese, giorno, posso usare un set che ha tre parametri anziché fare tre chiamate set diverse. Tra l'altro erano partiti bene questi qua, no? A dire, vabbè, abbiamo un oggetto calendar generico, poi ci sono tante sottoclassi che implementano vari tipi di calendari. La cosa un po' ridicola, o tra ridicolo e penoso, è che a distanza di 15 anni l'unico calendario che è ancora che è implementato nelle librerie Java è il calendario gregoriano. Quindi questa classe è stata pensata in modo astratto per implementare qualunque sistema di calendario, che ne so, anche quello del Maya, ma non è mai, mai, l'unico implementato è questo. Quindi non un grosso pasticcio per niente. Vabbè, qui c'è l'esempio dei campi che sono validi per il calendario gregoriano. Vedete che l'hanno presa lunga, l'era, prima di Cristo, dopo Cristo, anno, mese, eccetera, eccetera. Ok, come si fa a leggere e scrivere un oggetto di tipo calendario? Scopriamo che nella classe calendar, nella sua ipergeneralità, non c'è nessun metodo per stampare o per leggere da stringa. Quindi l'unico modo che ho per leggere, se voglio stampare una data, un oggetto di tipo calendar, devo innanzitutto convertirla in data e poi fare un format con un date format di date. Ecco perché date non lo posso buttare via, perché calendar è incompleto. Ma per stampare o leggere, per formattare o parsificare un calendar, devo passarlo a un oggetto date. E quindi in realtà, anche se il calendar è più furbo, quindi ha nozioni migliori di localizzazione, di fusi orari, eccetera, quando poi leggo e scrivo su stringa lo faccio fare a date, che è più scemo e non ha queste nozioni. E potete immaginare i bachi che si possono infilare in questo balletto di conversioni. Quindi se una stringa la voglio leggere, devo fare un date format, col date format faccio il parse della stringa e mi dà un date, e poi questo date lo devo impostare con un set time dentro un calendar. A parte leggere o scrivere, dal punto di vista aritmetico è un pochino meglio, ad esempio ha la nozione di aggiungere o sottrarre un determinato ammontare, una determinata quantità a un determinato campo. Quindi posso dire aggiungi 3 giorni alla data corrente, sottrai 8 settimane, e lui lo fa correttamente. Ovviamente giorni e settimane hanno senso nel calendario gregoriano. Ok, questo era ciò che avevamo a disposizione. Noi volevamo di solito fare cose semplici, no? Nel senso che una data la voglio memorizzare, la voglio ordinare, la voglio confrontare, voglio fare differenze. Ah, le differenze non ci sono, tra l'altro. Ci sono solo se due oggetti sono uno prima e l'altro dopo. Per sapere quanti giorni sono passati, ho due date, due calendar, due oggetti calendar, quanti giorni sono passati da uno all'altro? C'è un modo solo: get time, millisecondi, differenza di millisecondi, e divido per numero di millisecondi in un giorno. Proprio basso livello. Quindi tanto valeva buttare via tutto e usare solo i millisecondi, direttamente come long. Infatti molti programmatori fanno così, tranne quando devi stampare e leggere. Invece arriva Java 8. Java 8 ha un approccio completamente diverso. Allora, se volete, c'è un tutorial fatto bene, carino, da cui ho preso un pochino, diciamo, l'approccio di queste slide, ci sono anche le altre slide, vi ho dato i link dei luoghi da cui
ho studiato per raccontarvi queste cose. Allora, Java, cioè, in Java 8 c'è un package nuovo che si chiama java.time. I metodi lì dentro sono puliti, sono ben definiti, non hanno sorprese. In particolare non abbiamo dedicato molto tempo, ma gli oggetti date e calendar a volte hanno un comportamento coi null che è un po' imprevedibile, ma ogni classe, ogni metodo fa un po' ciò che vuole. Mentre qua cercano di lavorare, diciamo che questo package cerca di renderti impossibile creare una data non valida. Il modo, che poi se vogliamo il motivo per cui la libreria precedente si chiamava YodaTime, è che il modo per chiamare i metodi usa un pattern di programmazione che si chiama fluente. Metodo fluente, una pattern di, diciamo così, una classe supporta un metodo di programmazione fluente quando è possibile chiamare tanti metodi uno dopo l'altro sempre sulla stessa classe. Cioè, di fatto ciò che succede è che quando io chiamo un metodo su una classe mi restituisce un oggetto della stessa classe. E quindi posso di nuovo chiamare un altro metodo di quella classe lì che mi restituirà un altro oggetto della classe e quindi vado avanti così. E quindi anziché chiamare, che ne so, set date su istruzioni diverse, imposta l'anno, imposta il giorno, imposta il mese, che restituiscono void, questo metodo qua di calendar restituisce void, è un setter normale, un setter normalmente restituisce niente in un oggetto Java. E quindi se devo impostare quattro campi dovrò fare set del primo, set del secondo, set del terzo in istruzioni diverse. Invece con l'interfaccia fluente cosa succede? Che il setter, ad esempio, restituisce this, restituisce l'oggetto stesso. Quindi cambia il valore e restituisce l'oggetto stesso. Dal punto di vista sintattico è molto comodo perché io posso fare oggetto.setYear di 2016, chiusa tonda, .setMonth, .setDay, eccetera. E andare avanti. Quindi concatenare una serie di operazioni fatte sullo stesso oggetto. In realtà questo caso specifico di java.time non è lo stesso oggetto per il motivo che dico tra un secondo, però dal punto di vista sintattico è così. Quindi avete today with qualcosa, punto minus di qualcosa, eccetera eccetera. Avete una concatenazione di metodi uno dopo l'altro. Questo funziona bene anche perché la maggior parte dei metodi richiede che i parametri non siano null e non restituisce mai un valore null. Quindi quando tu hai una chiamata, immaginate in fase di debug, un'istruzione con 8 metodi chiamati uno dopo l'altro e lì vi dà un null pointer exception. Quale cacchio è degli 8 che vi ha dato un null pointer exception? Allora diventate scemi in debug oppure prendete quell'istruzione e lo spezzate in più righe per capire qual è quella, no, su cui si è ho avuto un risultato nullo. In questo caso la libreria ti garantisce di non fare questi scherzetti. Al massimo ti spara l'eccezione lei, che ha senso, ma non ti restituisce nulla. Ok. Poi l'altra scelta fondamentale, questa è la più importante, di questa libreria, è di avere oggetti solo immutabili. Noi già conosciamo un tipo di oggetto immutabile che è l'oggetto string. Una stringa, quando la create, non la potete più cambiare. No? Cioè se io ho una stringa che è ciao, non posso prendere il secondo carattere che è una i e farlo diventare una u. Quell'oggetto string nasce così e così rimane. Non c'è nessun metodo per cambiarlo. Se voglio ne posso costruire un altro nuovo simile che è uguale a quello tranne in quella posizione. Ecco, questo è l'approccio che ha java.time. Io posso creare degli oggetti, una volta che li ho creati non cambiano, ma posso, a partire da un oggetto, crearne uno nuovo che è simile ma con qualche modifica. Questo, avere degli oggetti immutabili, semplifica di molto la programmazione. Non ho i set, non ho problemi di oggetti inizializzati a parte. No? Noi abbiamo, continuiamo con quel problema che a volte voglio rappresentare la data, a volte voglio rappresentare l'ora, a volte voglio rappresentare tutti e due. Quindi degli oggetti che possono avere solo alcuni campi inizializzati e non altri.
Se io con un set posso impostare i minuti senza aver impostato l'ora, cosa che posso fare in un calendar, qual è il risultato? Se ho un oggetto calendar in cui ti dico i minuti sono 8 ma non ti ho detto l'ora. Probabilmente l'ora è impostata a 0, ma non è detto, perché se quel calendar l'ho creato da un date, quel date ha impostato l'ora attuale, perché il date viene inizializzato con l'ora attuale, non con i minuti a 0. Tutti i bachi che saltano fuori se inizializziamo pezzettini. Con java.time questo non capita. Quindi dobbiamo abituarci a nomi di metodi leggermente diversi dal solito. Quindi non abbiamo dei setter. Se sono oggetti immutabili non c'è un metodo set. Ma ci sono dei metodi che modificano, dei modificatori, che si chiameranno with, of o from. Quindi è un modo un po' diverso di vedere. Il with è di fatto è il setter degli oggetti immutabili. Cioè with è creami un altro oggetto come questo, ma con with, con una certa modifica. Quindi non è proprio un setter, perché non mi modifica l'oggetto originario, ma me ne crea un altro quasi uguale con quella modifica. Of è il costruttore, essenzialmente, il factory che mi costruisce un oggetto partendo dai suoi pezzettini. Ecco, una cosa semplice come la data di oggi, 2012, May 14, 2016, May 23, qui si fa senza dover passare dalle stringhe, da fare i parse, i formatter, eccetera, semplicemente con un metodo di factory, che si chiama of. E anche l'aritmetica è molto semplice. Ad esempio qua, aggiungi un anno. Da questo dal giorno del primo compleanno è la data di nascita più un anno. Che questo anno sia bisestile o no, funziona. Nel senso che ne tiene conto già classe local date degli anni bisestili. Altrimenti non sarebbe stato semplice con gli oggetti precedenti anche dire l'anno prossimo avrei dovuto prendere una date, un calendar, spezzarlo in anno, mese e giorno, incrementare di un anno, rimettere insieme, riparsificare, ricostruire un altro oggetto. E non c'era altro modo. Faceva schifo, ma non c'era altro modo. Ok, le sensibilità non ci interessa. Allora, per poter supportare i vari modi di vedere il tempo, i progettisti di JavaTime hanno detto, beh, non mi basta una classe sola date o una classe sola calendar. Mi servono tante classi, ciascuna delle quali esplicitamente dica quali sono i campi che all'utente interessano e quali non interessano. E i macro campi sono data, ora, fuso orario, che posso volerlo e posso non volerlo. E allora abbiamo tante classi di questo genere. Allora, la prima fa eccezione, si chiama instant. È un istante di tempo. Allora, questo instant è quello che somiglia di più al date o al calendar, cioè il millisecondo. È il tempo macchina. Quindi in java.time c'è la classe instant che rappresenta il tempo macchina. Lineare, crescente, intero. Quello che non ci dà problemi. Tutte le altre classi rappresentano il tempo umano. Local date rappresenta anno, mese, giorno. Solo la componente data. Local time rappresenta ore, minuti, secondi. Solo la componente tempo. Local date time rappresenta sia una local date che un local time messi insieme. Quindi è chiaro, se voi create un oggetto local date time è simile al vecchio date. Rappresenta sia la data che l'ora. Ma se io voglio solo rappresentare la data, userò un local date. Non mi porto dietro dei secondi che non so quanto impostare, mi danno fastidio. No, uso un oggetto che non li ha i secondi, i minuti, le ore. Poi c'è, oltre a local date time, anche un oggetto che si chiama zoned date time. C'è un date time, quindi ha la componente date, ha la componente time, e anche il fuso orario, vedete che ha dei componenti in più, che sono l'identificatore del fuso orario.
se mi interessa con le mie applicazioni che lavorino con fuso orari diversi, ovviamente mi serviranno le detti zone, altrimenti local daytime lavora sempre nel fuso orario locale del computer su cui sta girando il programma. Poi ci sono i sottoinsiemi, ad esempio mese e giorno, se volete identificare il compleanno, quando è il vostro compleanno, non ha l'anno attaccato, solamente mese e giorno, oppure l'anno, oppure anno e mese, oppure solo mese, vabbè, sono dei sottoinsiemi di local date. Poi ci sono altri quattro classi che servono per misurare distanze o intervalli. Quindi le classi offset che mi misurano la distanza tra due date o tra due date time, le classi duration e period che misurano invece intervalli di tempo. Le vediamo poi più avanti. In particolare duration è un intervallo di tempo tra istanti, tra instant, quindi millisecondi, vedete che lui lavora con i secondi. Invece period è un intervallo di tempo tra date, tra date, lavora in ora, minuti, secondi. Quindi sono un po' complicati, per fortuna non si usano tanto. Allora, la maggior parte di questi oggetti ha dei metodi che seguono alla fine questi nomi un po' strani. Strani perché sono inusuali, noi normalmente lavorando con Java Bing abbiamo il set, il get, il costruttore, abbiamo imparato la refactory, quindi abbiamo un get, un create e basta. Allora, mentre qua si usano una terminologia un po' diversa. Allora, innanzitutto gli oggetti hanno normalmente tre metodi factory. Un factory, un metodo factory come abbiamo già usato, crea un oggetto nuovo. Non hanno costruttori. Per costruire un nuovo date time, local time, come volete, uno di quegli oggetti lì, uso un metodo factory. E uso un metodo factory diverso a seconda che l'oggetto che voglio costruire sia composto di campi noti, of, anno, mese, giorno. La data del, diciamo anche, no? La data del 23 maggio 2016. Quindi scriviamo localdate.of 2016 May 23. Oppure from crea un nuovo oggetto partendo da un altro oggetto già fatto, non dai suoi componenti. Quindi se voglio ad esempio una local date from un local date time, cioè voglio local date time, dammi la date corrispondente, oppure una date from instant, e quindi ho una factory che prende come parametro un oggetto già di tipo della famiglia dei tipi temporali e mi costruisce un nuovo oggetto partendo da quello. Oppure parse, lo possiamo immaginare, costruisce un nuovo oggetto di questi tipi qua partendo da una stringa, ovviamente specificando anche con che formato. Quindi questi sono i tre modi per costruire oggetti da zero, tre metodi, scusate. Poi ci sono i metodi per interrogarli, questi oggetti, quindi sapere cosa c'è dentro, e sono essenzialmente questi tre. Format, cioè me lo dai come stringa, get, i vari metodi get, get month, get year, get day, eccetera, mi dai un pezzettino, un campo del tuo valore, o is, che interroga alcune proprietà. È all'inizio del mese, alla fine del mese, è bisestile, che sono essenzialmente metodi booleani. Quindi tre metodi per creare, tre metodi per interrogare e gli altri per modificare. Quindi with è il padrone della modifica, il metodo with ritorna una copia dell'oggetto su cui è chiamato il metodo with in cui un elemento è stato cambiato. With month cambio il mese, with day cambio il giorno. E quindi l'equivalente è di fare un set su un metodo, su uno Java Bing normale, so che il metodo set cambia un campo, un metodo with mi restituisce un oggetto uguale tranne quel campo, quindi cambio il campo su un oggetto nuovo, non sull'oggetto esistente.
però il concetto è sempre quello di un set. Oppure plus e minus sono metodi che restituiscono un oggetto uguale a cui è stato sommato o sottratto una certa quantità di tempo, plus day, plus year, plus month. E poi ho il metodo ad esempio to che mi permette di convertire da quell'oggetto a qualche cos'altro, to date ad esempio, no? Per ritornare ai date vecchi. Quindi vediamo come si usano alcuni di questi oggetti. Beh, se voglio avere, allora qui c'è un metodo che non ho citato prima, il metodo now, che anche lui è un factory, vedete che sono tutti factory, ho il nome della classe punto metodo, quindi un metodo statico questo. La factory now mi restituisce un oggetto impostato con l'istante corrente, in questo caso è un local date time, quindi impostato con la data e l'ora corrente. Se fosse stato ad esempio solamente un local date, sarebbe stato un oggetto impostato con la data corrente ignorando l'ora. Quindi questo è l'equivalente di new date, che mi crea un oggetto di tipo data impostato all'istante corrente. Vabbè, poi il toString, ecco il toString negli oggetti di java.time, come formato predefinito, non ha quel formato di fatto americano, quello dell'oggetto date, ma il formato ISO, quello che vi ho citato prima. E quindi è più comodo, tra l'altro è il formato che anche il database usano, anche il SQL usa. Quindi un modo per creare un oggetto è con now, con of, ti do i componenti. La data di 2015-12-25, nell'ordine giusto, anno, mese, giorno, giusto secondo l'ISO. Cioè, il formato ISO definisce una regola molto semplice, che è quella della numerazione posizionale, cioè i numeri che vengono prima hanno un peso maggiore dei numeri che vengono dopo. Quando noi scriviamo una data, giorno, mese, anno, è al contrario, perché il primo numero che diamo è il giorno, è quello che pesa di meno. Poi c'è il mese, poi c'è l'anno che pesa di più. In realtà hanno ragione i cinesi che scrivono così da sempre, prima l'anno, poi il mese, poi il giorno. E quindi i metodi sono tutti coerenti con questo stile. E ovviamente quando faccio toString di questo non mi becco dei secondi sballati, oppure i secondi a zero, non li ho proprio e basta, perché quell'oggetto sa che non c'è un tempo. Quindi, questo per creare oggetti. Per interrogarli, faccio toString e mi stampa già il valore, o altrimenti posso interrogare i singoli campi con dei getter, ma qui fin qua è facile, nel senso che sono semplicemente dei getter, mi permettono di interrogare vari valori, sempre nel local time, ad esempio, se abbiamo un oggetto di tipo local. Poi c'è l'altro mondo del tempo macchina. Quindi local date, immaginiamocelo come il calendario vero e proprio. Quindi adesso cerchiamo di dimenticare il fatto che esista date, che esista calendar. Quando pensiamo a una data, pensiamo local date. Quando pensiamo a un tempo completo, pensiamo local date time. Questi sono i due oggetti che useremo, al di là dell'elenco completo che vi ho fatto, sono due oggetti che useremo di più. E poi c'è il tempo macchina. Quando ci serve, si chiama instant qui, e rappresenta ovviamente in nanosecondi. Hanno fatto un passo avanti, non più millisecondi ma nanosecondi, quindi più preciso, mille volte più preciso rispetto, no scusate, un milione di volte più preciso rispetto al date. La classe instant non sa niente dei calendari umani, è un long, onesto, non cerca di fare cose che non sa fare, per cui non è stato fatto. Ovviamente se voglio fare delle operazioni devo poter convertire da istante a data e da data a istante, viceversa, no? E quindi ad esempio posso creare un local date time partendo da un instant col metodo factory of instant. Vediamo che of, from e parse sono i tre metodi di factory. Quindi costruisci un nuovo oggetto local date time a partire da un istante che ti ho dato. In realtà questo metodo richiede che io gli specifichi qual è il fuso orario in cui voglio il local date time, o meglio il fuso orario in cui è espresso l'istante, il tempo,
che sarà nella maggior parte dei casi fuso orario corrente, però l'instant non è una nozione di fuso orario, per cui ti dico un determinato numero di millisecondi a che data corrisponde? Non lo so, dipende dove siamo nel mondo, perché l'istante di tempo è quello, ma a seconda che sia in Giappone o negli Stati Uniti il valore numerico, magari anche della data, può cambiare per quell'istante di tempo specifico. E quindi per convertire da istante di tempo a data mi serve sapere in quale fuso orario mi metto nel momento in cui leggo quell'istante. Quindi per questo servono due parametri. Vabbè, metodi parse e format esistono sempre in tutte le classi. I metodi parse e format predefiniti, quindi il modo di stampare col format o il modo di leggere come factory da una stringa un nuovo oggetto, lavorano in formato ISO. Quindi se noi abbiamo già le date in formato ISO, ci va bene stampare in formato ISO, non abbiamo bisogno di altro. Se invece vogliamo formattare in modo diverso, esiste un oggetto che si chiama Date Time Formatter, da non confondere con Date Format, che era quello legato all'oggetto Date. Okay? Qui si chiama Date Time Formatter, non Date Format, che ha, tra l'altro è un nome più giusto, perché Formatter è un verbo, mentre l'altro Format non si capiva cosa fosse come classe. Questi Date Formatter, per fortuna, abbiamo già tutta una serie di classi predefinite. C'è un formatter of localized date, quindi mi formatta solamente la data, of localized time mi formatta solamente il giorno, oppure of localized date time mi formatta sia la data che il giorno. Scusate, io dico formatta, ma formatter serve sia per fare il parse che per fare il format, quindi legge o scrive, usando quel formato lì. E ci sono date style e time style, cioè in che stile li vuoi, e per ciascuno di questi componenti data e ora ho vari stili diversi, che sono effettivamente quello lungo, quello corto, no, per esteso, eccetera, eccetera. Qua ci sono un po' di esempi. Allora io posso decidere, no, di stampare, ricordate che prima avevamo definito un oggetto che si chiamava Natale, lo posso stampare in questo formato ISO. Allora posso usare datetimeformatter.isodate. ISODATE è uno di questi, eccolo qua, di questi formatter già predefiniti. Quindi questo oggetto format ce l'ho già, non devo neanche fare new, è già definito, chiamo semplicemente il metodo statico format. Se invece voglio, se mi va bene uno di questi già predefiniti, semplicemente lo scrivo così. Se invece ne voglio uno diverso, posso creare un formatter, qui è un altro metodo di factory, vedete che comincia con of, quindi una factory di un date type formatter, e il parametro di creazione di questo date time formatter è lo stile. Anche qua gli stili ci sono long, short, medium, eccetera, come prima. E poi su questo formatter posso chiamare il metodo format. Quindi non è molto diverso da prima, anziché date format qua si chiama date time formatter, ma il vantaggio è che ci sono, è molto raro doversi scrivere un pattern a mano. Hanno mezzo tono con i puntini come stringa, perché ci sono già tanti di quei format già predefiniti che quasi di sicuro trovate quello che vi serve. Se però non vi basta, anche qua ci esiste un linguaggetto simile a quello di date format, ovviamente, in cui potervi creare il vostro format su misura. Quindi se vi serve anno, mese, giorno con gli spazi anziché con i trattini, mentre ISO ha i trattini, vabbè, ve lo potete fare tranquillamente, e quindi una volta che avete questo formatter potete ad esempio usare un parse oppure un format, un parse per leggere, un format per scrivere. Questo leggo e scrivo. Modifico, vabbè, ci sono dei metodi per fare, qui finalmente ci sono per fare l'aritmetica vera. Posso sommare, sottrarre o confrontare,
date diverse, facendo ponte su una classe che si chiama Temporal Adjuster. Sono tante classi diverse che interagiscono, ma poi alla fine i pattern di istruzione che usiamo sono sempre gli stessi 2 o 3, quindi non spaventiamoci, poi domani facciamo un esempio e dentro la simulazione vediamo che di fatto viene abbastanza naturale. Il metodo with, ricordiamoci che è il setter, cambia qualche cosa in un oggetto, oppure ho già dei metodi che sono, diciamo, delle scorciatoie. Ad esempio, somma e sottraggo giorni, mesi, anni, minuti, secondi, nanosecondi, settimane, eccetera, eccetera. Questi metodi funzionano tutti come un with, cioè prendo un oggetto, punto, minus second, 30, e mi istituisce un altro oggetto che è lo stesso tempo, 30 secondi prima, e così via, oppure plus. E poi c'è tutta una serie di oggetti, su cui però un pochino vorrei sorvolare, che ha a che vedere con le differenze di tempo. Il più semplice è il metodo until. Until calcola il tempo che passa dall'oggetto corrente all'oggetto che si chiama end exclusive e me lo restituisce con l'unità temporale che gli ho chiesto. Cioè, voglio sapere quante settimane mancano a Natale. Allora metterò now.until Natale, virgola, e poi temporal unit.weeks. Week. Quindi gli dico l'oggetto di partenza, l'istante di partenza, l'istante di arrivo e l'unità di misura in cui voglio che lui mi calcoli la differenza, che sia settimane, mesi, ore, giorni, secondi, eccetera. Questo è il metodo più semplice, ritorna semplicemente un intero e quindi è poi facile da usare per fare i calcoli. Quell'intero ha perso la conoscenza del calendario da cui è stato estratto, semplicemente un numero. Se invece vogliamo ancora lavorare con intervalli di tempo, ci sono delle classi più complesse che sono ad esempio la classe duration, che si ricorda le durate tra 2 date, quindi di fatto all'interno contiene 2 date e mi permette di interrogare sull'intervallo. La cosa più semplice che posso fare su una durata è convertirla in nanosecondi, in settimane, in mesi, ma anche potrei applicare quella stessa durata a partire da una data diversa, quindi c'è tutta un'aritmetica degli intervalli in un certo senso, in cui però non vorrei andare a impelagarmi adesso perché di fatto per i nostri scopi di un'utilità limitata. Mettetelo come appunto, se dovete fare operazioni con intervalli di tempo andate a studiare duration e period nella documentazione per vedere cosa fanno. L'ultimo cenno è, prima parlavamo di temporal adjusters, anche qua ce ne sono molti predefiniti. Cioè, quindi questo package funziona sempre nello stesso modo, c'è un metodo generale per cambiare un campo, per fare una certa operazione, un plus, un minus, e poi trovate una lenzuolata di metodi specifici che vanno a cambiare solo il mese, solo il mese e il giorno, eccetera, eccetera, e arrivano al primo mese del giorno successivo, all'ultimo mese del giorno, operazioni che di per sé non sono banali, pensateci anche solo di farle, però sono già predefinite, quindi trovate già con un po' di pazienza predefinito quasi sempre tutto ciò che vi serve. Ovviamente i java.time è una libreria che purtroppo per lei convive ancora con le librerie vecchie. Noi possiamo quasi dimenticarci di Date o Calendar, quasi, poi vi spiego questo quasi, ma nel momento in cui avessimo bisogno di convertire oggetti da Java 7, da Java 8, quindi da Date e Calendar a instant, local date e local date time, e ci sono questi metodi. Di fatto quando hanno aggiunto il nuovo package nella JDK 8, nel Java 8, hanno anche aggiunto chirurgicamente alcuni metodi nell'oggetto date e nell'oggetto calendar, in modo da poterli, ad esempio l'oggetto calendar ha un get time
ovviamente mi dà il tempo in millisecondi, ma anche un to instant, che mi dà il tempo in millisecondi, anzi nano, sotto forma di oggetto instant. Quindi posso facilmente, se mi arriva per le mani un calendar o un date, date.toInstant, calendar.toInstant, immediatamente mi porta i tipi già volto. Da instant a local date basta che gli applichi il time zone, of instant, di questo valore, virgola, time zone. Oppure direttamente Gregorian calendar to zone date time, converte un'istanza di calendario a un zone date time. Purtroppo non un local date time, perché il calendar non ha nozioni di fuso orario locale. Ma questi li vediamo poi in pratica. Allora, cosa ci manca? Ci manca un po' di esempi sicuramente. Ma poi ci manca ancora un ingrediente, che poi era quello per cui siamo partiti. Cioè, in tutto questo manca ancora il database. Perché queste date non ci basta leggere, usarle in Java, leggere e scrivere sotto forma di stringhe. Perché poi 90 volte su 100 o ce le dobbiamo leggere nel database o le dobbiamo scrivere nel database. E allora, lo scopriamo domani, se ci mettiamo dentro i tipi SQL e ci mettiamo dentro anche i tipi JDBC e ci mettiamo dentro anche il fatto che MySQL non implementa i tipi SQL correttamente, ci accorgiamo che purtroppo non abbiamo ancora finito, no? di trattare questo argomento, ma soprattutto non possiamo buttare via date e calendar. Allora, domani vediamo come si complica la cosa aggiungendo SQL, come far convivere le cose, e poi operativamente diciamo delle ricette per poterlo gestire facilmente.